La previdenza sociale tra presente e futuro della professione è stato il tema al centro dell'incontro di aggiornamento professionale che ha avuto luogo a Canosa di Puglia e ha visto protagonisti gli ordini degli ingegneri e degli architetti della BAT e i presidenti nazionali di Inarcassa e di Fondazione Inarcassa, rispettivamente l'architetto Giuseppe Santoro e l'ingegner Andrea De Maio. Ho parlato di professione ingegnere architetto che non si fa più come si faceva 90 anni fa, 100 anni fa quando è nata la professione, 150 anni fa, forse anche prima, anche per effetto poi di regolamenti e di leggi, non si fa più l'ingegnere o l'architetto come si faceva prima del Covid e dopo il Covid. Questo vuol dire che nascono formule di lavoro sempre più diverse. Un ingegnere non fa più le stesse cose, un architetto non fa più le stesse cose. E le platee professionali, ho paura, credo, immagino, ritengo, penso, si compatteranno in quattro grandi platee professionali. La Fondazione Inarcassa nasce nel 2011 su volontà del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, proprio con l'obiettivo di promuovere, tutelare e sviluppare lo svolgimento della libera professione da parte degli architetti e ingegneri che svolgono la libera professione in forma esclusiva. In questo senso noi guardiamo al futuro intervenendo in diverse azioni legislative, cercando di far sentire e contribuire anche con l'esperienza degli architetti e ingegneri liberi professionisti per cercare di tutelare appunto la libera professione in ogni sede. Oggi ci sono sfide sempre più attuali da affrontare che guardano in particolare la libera professione. La Fondazione Inarcassa, nata nel 2011, si pone l'obiettivo di tutelare lo svolgimento in via esclusiva della libera professione per ingegneri e architetti. L'argomento è molto importante anche perché riguarda, diciamo, il futuro, la previdenza di tutti noi professionisti e quindi di quello che ci rimarrà quando finiremo di lavorare, finiremo il nostro lavoro, la nostra attività. Parliamo di argomenti sia legati a chi deve andare in pensione, ma sia anche argomenti riguardanti i nuovi iscritti, che spesso non sanno, non sono a conoscenza di tutto quello che poi questa previdenza offre. Per cui ritengo che, diciamo, argomenti come questi debbano essere seguiti e soprattutto ne dovremmo organizzare anche più spesso in collaborazione con gli ingegneri.